Noi continuiamo a parlarne e anche d'altro, perché oggi sono arrivati i dati importanti sull'occupazione, positivi quelli, mentre ancora preoccupa l'inflazione, con un giornalista economico che conoscete tutti, Roberto Napoletano, direttore del quotidiano del Sud. Ben ritrovato, direttore. Ciao Roberto. Grazie dell'invito. Allora, partiamo proprio da questa, come la vedi tu questa manovra? I tempi sono stretti, si presta a essere bucherellata, ci sarà l'assalto alla diligenza o tutto sommato Giorgia Meloni ce la farà a portarla a casa senza stravolgimenti? No, io credo che ce la farà e che si eviterà l'esercizio provvisorio. La manovra, diciamo che due terzi della manovra, direttamente o indirettamente, sono la risposta all'emergenza del momento che è il caro energia, e questa risposta avviene con addirittura gli stessi strumenti, gli stessi meccanismi del governo Draghi. C'è addirittura un intervento sul tema pensionistico che è molto molto più rigoroso, quindi bisogna avere il coraggio di dire che questa manovra ha tagliato le pensioni, non ha aumentato la spesa pensionistica. E come tutti sapete, sulla quota 103 che scende, sono 2,1 miliardi di tagli tra penalizzazioni e innalzamenti dell'età nel combinato disposto tra età e contribuzione. Quindi, ma il segnale più chiaro è che i mercati hanno gradito totalmente, quindi c'è una linea di assoluta prudenza, di assoluta responsabilità, che procede nel solco tracciato da Draghi. Questo riguarda i due terzi della manovra. La grande confusione, una confusione però pericolosa, riguarda una serie di bandierine che, se tu le vai a vedere nei numeri, ma anche la famosa flat tax, ma la flat tax di cui si parla sono 300 milioni nel primo anno e 800 nella seconda. Niente. Sì, rispetto ai 35 miliardi è veramente una bandierina, come è stato nulla. Detto. È un modo per segnalare, che però è una segnalazione pericolosa, come lo è il tema del POS, perché noi abbiamo firmato un contratto con l'Europa, siamo il primo paese fruitore del Next Generation EU, non perché avevamo particolari meriti politici, esclusivamente perché eravamo il paese messo peggio. Ma lì è una storia pubblica, lasciamo perdere questo racconto fantasioso italiano, io lo descrivo nei minimi dettagli, riscatti e ricatti. C'è un miracolo. Ti farò qualche domanda sul libro. Sì, però mi è venuto solo perché era proprio collegato, nel senso che c'è un racconto che non corrisponde alla realtà. L'Italia era un paese messo malissimo, quindi nel momento in cui si fa debito comune si dà più soldi al paese che sta messo peggio di tutti, soprattutto per risolvere il problema più importante che ha, lo squilibrio territoriale, che è l'unico grande squilibrio territoriale sopravvissuto in Europa, ed è per questo che danno come priorità l'intervento del Mezzogiorno, ai giovani e alle donne, che guarda caso sempre nel Mezzogiorno sono un'emergenza. Allora, hai citato questo tuo libro, ci volevo portare, non per fare necessariamente pubblicità, siamo contenti comunque di farlo, quando si vendono i libri buoni, Riscatti e ricatti, vedete sotto il miracolo nascosto di Draghi, gli intrighi contro l'Italia e la scommessa di Giorgia Meloni. Sostanzialmente tu dici che Draghi, in un momento molto difficile, lo sappiamo tutti, insomma, grazie alla sua credibilità internazionale, insomma, ha dimostrato che l'Italia ce la può fare e contare, e adesso, nonostante appunto tutta una serie di racconti di chi è contro, perché e come, no? Giorgia Meloni può o andare in quella direzione, secondo la tua tesi, dimmi se sbaglio, e allora veramente portare avanti, però in continuità, come hai detto finora, in sostanza, col governo Draghi, con certe scelte di politica internazionale, di politica economica, e oppure essere destinata a essere un altro governo effimero come tanti altri italiani che ci sono stati. Può essere la nuova Thatcher, è così, esattamente così, può essere la nuova Thatcher. E diciamo, la prudenza che ha dimostrato in campagna elettorale, parlando con molta responsabilità e invitando i suoi partner della coalizione a non promettere ciò che non si poteva mantenere,
è stato un buon inizio ed è stato premiato dagli elettori. Gli elettori hanno votato con lo stomaco, con la protesta, ma anche con la testa, proprio perché volevano premiare questa continuità. Ovviamente per fare questo bisogna andare avanti sulle riforme, perché la Thatcher cambiò la composizione della spesa tra consumi e investimenti, liberalizzò, riformò, e questa è la vera sfida che ha oggi la Meloni. Io però volevo dirti che il racconto del libro è a due anime. Un primo, un racconto di un miracolo che è stato nascosto, te lo sintetizzo velocemente: 7 trimestri consecutivi di crescita, non c'è un'economia europea che lo abbia fatto, più 6,7 in un anno, 3,9 di crescita acquisita, siamo oltre 4, che continua nel terzo trimestre con l'esplosione degli investimenti in macchinari delle imprese nel terzo trimestre di quest'anno. Per la prima volta il Mezzogiorno d'Italia nell'intero 2021 e fino a giugno 2022 cresce più della media europea. Allora chiariamo, lo sanno tutti, no? Che partiamo da uno sprofondo nel 2020, un calo del PIL maggiore degli altri paesi. Però non tutti avrebbero scommesso su una ripresa così forte. No, e oggi dati sull'occupazione che ci dicono che insomma siamo tornati ai livelli pre-Covid. Sì, io vorrei portare alcuni esempi per chiarire questo concetto del rimbalzo. Abbiamo pochi secondi. 2008-2009, grande crisi finanziaria, il rimbalzo non si è visto. 2011, crisi dei debiti sovrani. 2012, 2013, 2014, il rimbalzo non si è visto, il paese precipitava. Qui non solo si è visto il rimbalzo, ma c'è una crescita strutturale di quasi 2 punti superiore al rimbalzo e la migliore discesa nel rapporto debito-PIL dalla guerra ad oggi. Se non è un miracolo questo e non è documentato, tant'è vero che continua a produrre incrementi di mezzo milione di nuovi occupati in un anno a tempo. Ecco perché io nel libro, ti chiudo proprio perché non voglio rubarti altro tempo, racconto anche il draghicidio, il movente, molti partiti intimoriti, molti mandarini di Stato intimoriti hanno detto: questo ha troppa leadership in Europa, ha troppa leadership in Italia. E c'è questo racconto che è affidato alle parole di Gianni Letta di quando Berlusconi prende questa decisione, nei cui confronti il dottor Letta era contrarissimo. Questo è riscatto. Il draghicidio. E allora, insomma, auguriamoci che comunque l'Italia prosegua su questa strada con le scelte legittime del governo attuale, ma insomma in una strada di successo. Grazie Roberto Napolitano per essere stato con noi. L'ultima cosa, te la dico al volo. L'occasione che ha Giorgia Meloni è veramente un'occasione che appartiene alla storia, non solo perché già storia la prima donna premier, ma attuare un disegno di conservatorismo moderno, liberale, significa rispondere a una spinta degli elettori e mettere in sicurezza, non sprecare un capitale di credibilità che il paese da decenni non aveva più. Questa è la vera partita. Grazie, Roberto.